Malta si prepara alla decollazione politica del premier Muscat, certo meno sanguinaria di quella di San Giovanni, firmata Caravaggio, ma non meno drammatica. Il caso Caruana, infatti, potrebbe sancire il crepuscolo di una certa maniera di intendere la sovranità bancaria che hanno alcuni paesi dell'Unione Europea. Muscat è pronto a lasciare per l'anno nuovo, avrà molte cose da spiegare sulle sue relazioni con personaggi indagati e sospettati di coinvolgimento nell'assassinio della cronista. L'indignazione popolare viene dai legami tra Keith Scambry, ex capo di gabinetto del Premier, e Jorgen Fenech, il miliardario sotto inchiesta per il coinvolgimento nel delitto di sangue. La gente ha diritto di dimostrare, lo fa nel modo che predilige, ma con questo tipo di assembramento ci hanno sfortunatamente impedito di uscire dal Parlamento, dice il ministro della giustizia Owen Bonnici. Una volta fuori, i deputati laburisti hanno constatato di avere ancora dei sostenitori nel paese. Per molti maltesi, infatti, e non solo, il delitto di Daphne Caruana Galizia va dritto al cuore di un sistema bancario dai chiaroscuri, per l'appunto caravaggeschi, che ha avuto comunque il pregio di attrarre capitali esteri nell'arcipelago.